Ciaspello, cannara. Oh sì, sì. Quelle sono bello. Oh, fantastico. Sì. La prima volta che l'ho fatto una, ho fatto un curato di spello. Ma tu, ah, tu 15, 20 anni fa. Ah, ah. Guarda che ho trovato. Ma adesso è una cosa. Sono 4-5 giorni che stanno a lavorare. Famoso. E buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, sono la presidente del gruppo infioratori di Paciano e noi siamo, cioè la nostra infiorata si svolge nel Corpus Domini, giorno del Corpus Domini, e ormai è diventata un'infiorata tradizionale e dalla metà del 1900, ma anche prima si hanno degli esempi di infiorata, anche prima di quel periodo. Dal 2014 siamo nel gruppo di Infioritalia, che è un'associazione nazionale delle infiorate, che raccoglie ora, oggi come oggi, una trentina di paesi italiani e 4-5 paesi stranieri. Che si occupa delle tradizioni dell'infiorata in tutti i paesi. Noi facciamo delle infiorate anche all'estero, facciamo delle infiorate insieme tutti quanti i paesi, oppure delle infiorate grandi come quella di Pietro Ligure, dove noi andiamo col nostro gruppo, ciascuno va con il suo gruppo. Lavoro. Io sono la macchina. Va bene questo lavoro? Sì, perfetto. Opla. Questi sono i quadri che nei 20 anni, quest'anno si festeggia il ventennale di Infioritalia, quindi sono 20 anni che Infioritalia è stata istituita. Questi sono alcuni dei quadri che alcuni dei nostri 30 paesi hanno fatto nei 20 anni di lavoro di Infioritalia. Aurora, tieni la mano di qui sopra, finché si è asciugato, perché sennò qui ci vuole anche. Ma questa è tipo l'unghia nera. Nera, ok. Aspetta, non mette questo sull'unghia, okay. Che l'unghia ti prende un'altra cosa. Sì. Farlo, va bene? Qua però va bene. No. L'unghia è un'altra cosa. Ora aspetta che prendo un pennellino. Nemmeno questa parte. No, questa parte. Tu vai, sì. Noi, come ho detto, facciamo l'infiorata nel mese di giugno, di solito, per il Corpus Domini, e lavoriamo il sabato soprattutto per tagliare i fiori, per mettere a posto i quadri, e la domenica mattina in genere finiamo per la processione, perché poi sulle strade del paese passa la processione e quindi i quadri devono essere finiti per quel periodo. Anche il Cristo, la misericordia di Dio. Bravo! E bravo!
fa? È lento. È lento perché qui c'è troppo lavoro. Per le persone malate, per le persone che aspettano a casa la visita del Signore Gesù, e oggi la Madonna fa strada a Gesù e gli dice: vieni con me, ti presento queste persone che ti desiderano tanto. Di leggere, pregando il Dio che si offre, si dà la memoria. Lui è la memoria del nostro tempo. Quando vogliamo qualcosa che ci conforti sul passato, sul presente, sul futuro, Signore Gesù, ricorriamo a te. Come era nel principio, ora sempre, nei secoli dei secoli. Amen.